sì, appunto, sì, però il ministero ci dovrebbe andare, anche perché penso la situazione della criticità del Padule, che è stata trattata marginalmente, insomma, quello fu uno degli aspetti per cui la prima volta il ministero... Diciamo, marginalmente fino a un certo punto, nel senso il Padule di Fucecchi ha prodotto uno dei primi cambiamenti radicali dell'accordo, qui, appunto, nel senso, qui c'è, per esempio, questo ramo qua con l'impianto che resta in cima al Padule di Fucecchi e che lo alimenta, insieme a dei laghetti e delle opere fatte dal consorzio. Questo è stato fatto perché inizialmente questo tubo si univa alla dorsale e scendeva giù e andava sotto il cuore. Quindi in qualche modo una valutazione, quella che si chiama valutazione di incidenza, è stata fatta sul Padule di Fucecchi. Però resta da verificare, cioè, la comunità di questa è la previsione, cioè nel senso si va a inserire. No, riguardo a questo discorso del Padule di Fucecchio, se non sbaglio, il posto dove è fatto questo, verrà fatto questo impianto di depurazione si chiama Piaggione. In pratica non è proprio a monte a quello che mi risulta del Padule di Fucecchio. Se non sbaglio, mi corregga, è previsto addirittura un impianto di pompaggio che dovrà riportare praticamente l'acqua indietro per farla rientrare nel Padule. Non so se le risulta questo, tant'è vero nel primo progetto doveva essere fatto questo impianto di depurazione in un'altra posizione che si chiama l'Iscaio, che è praticamente 2 chilometri più a nord, cioè quindi in distanza limite, ma che comunque sarebbe stato, diciamo così, per natura un impianto, cioè un posizionamento molto più consono. Su questo è stato fatto, che so io, cioè ripeto, poi mi corregga, addirittura un percorso partecipativo al Ponte Vuggianese da una ditta che noi Castelfranco conosciamo bene perché è Avventura Urbana, in pratica poi vabbè, Castelfranco lo conosce, che praticamente poi è venuto fuori, addirittura c'era un altro nome, un altro posizionamento ancora in pratica, che era diciamo una via di mezzo dove doveva essere fatto, ma poi alla fine questo processo partecipativo ha tirato fuori questo nome, ripeto, per salvaguardare il Padule occorre addirittura un impianto di pompaggio che riporti quest'acqua a monte. Lei prima diceva lavori fatti bene e fatti male, questo non mi sembra proprio un lavoro fatto bene, cioè un impianto di pompaggio che dovrà comunque sia riportare in continuo delle acque per 2 chilometri per garantire l'approvvigionamento, una zona umida come quella del Padule, che ricordo una SIC, quindi c'è di interesse comunitario, mi sembra un po'. Anche perché queste vasche poi bisogna fare una modifica. Vorrei dire una cosa, no? Perché mi pare si stia entrando in dei dettagli tecnici che forse esulano un po' dal tema della serata. Noi siamo qui come associazione per intanto informare. È una serata conoscitiva per i cittadini di cosa consiste il tubone, ce l'ha rappresentato in maniera molto precisa, dettagliata e anche efficace del nostro ingegnere. Ora però questo livello di dettaglio e di particolarità credo che insomma ce lo vuol dire lui se lo conosce o meno. Cioè, io infatti ho chiesto se lo conosceva. Sì, scusi, insomma, noi siamo l'associazione che ha promosso questa serata, senza togliere, cioè, vorrei rimanere nel tema, ecco, non vorrei uscire fuori dal tema. Il tema, no, il tema non è quello di. Cioè io mi sto perdendo in questi dettagli specifici e credo che l'obiettivo di questa serata non sia di entrare nel dettaglio della stazione di pompaggio, insomma, ecco, io. Questo ma questo doveva essere investimento fanno. Secondo me doveva essere una cosa logica, capire come poi vengono fatti anche i lavori, quindi io chiedo perché. Era una cosa logica farlo in una posizione che effettivamente dovesse rientrare l'acqua depurata. Quindi siamo quelli che hanno fatto il progetto. Un ingegnere avrà fatto un progetto per raccontarci il progetto. Noi si chiede delle domande, dei dettagli. Sì, certo, ma ripeto, il dettaglio specifico non è questa la serata. Questa è una serata dove noi si può portare la conoscenza. Perché non è questa la serie? Ha portato un ingegnere responsabile dell'AIT, che oltretutto ci sta
mi sembra stia rispondendo adeguatamente. Certo. Siamo anche tutti contenti. Siamo tutti cose... contenti. Cioè, allora, continuiamo. Cioè, non vedo qual è il problema. Senza entrare nei dettagli. Se vuoi non restare, dice non lo so. Ma, non è, ma anche io lo sto chiedendo io, come associazione che ha promosso questa serata, credo che questo livello di dettaglio possa interessare tre persone. Io vorrei, anzi, se c'è qualche domanda... Facciamo democraticamente. Chi è chi interessa questo dettaglio? Alzi la mano. Uno, due, tre, sono un po' più di tre. Cioè, non era per... Se no, se lo abbiamo l'ingegnere, cioè... Scusate, l'ingegnere qui ha risposto, ha fatto un'esposizione piuttosto esaudiente. No, faccio rispondere. Ma credo che questo livello di dettaglio, ripeto, esuli allora posso fare delle domande non dettagliate? Della serata. Posso fare delle domande non dettagliate? Allora, visto che è un ingegnere, visto che si parlava di bus, insomma, quello che è tipo e pare, non gli sembra contraddittorio fare la via o le vie che ci saranno dopo, avendo approvato prima il progetto? Cioè, scusi, faccio un esempio, io ho avuto gli inceneritori, ma ce l'hanno tutti, il biogas e cose, e su progetti piccini. Cioè, io non dico, allora, prima è una via generale, se era possibile, secondo, delle vie piccine, cioè, prima si fa la valutazione se è possibile o in che dimensioni questo incide sull'impianto, anche dal punto di vista di norme comunitarie. Questo lo rivolgo a lei, questa penso che non sia una norma, una cosa dettagliata. Cioè, un altro, io lavoro alla Pietraesi, ho partecipato in parte alla cioè io gli posso dire che quando ha parlato di finanziamenti, io sono l'avvocato che ha fatto la campagna di obbedienza civile e guardi, sul fatto che voi rischiavate i soldi di finanziamento, ora vabbè, lasciamo stare, non apro questioni, però nel senso io glielo chiedo, cioè a lei sulla via, cioè nel senso non mi sembra contraddittorio, cioè non fare prima la però via. Mi chiede ora, mi sta chiedendo un giudizio personale, no, io dico è un ingegnere, è rappresenta un autority. No, allora io rappresento nessun ingegnere, scusi, non Castinella il tabocchetto, perché a prescindere, non gli va bene nulla di qualsiasi cosa, non va bene questo, io non conosco, non va bene nulla, basta, 7 minuti per fare confusione, lasciatevi spiegare dall'ingegnere. Scusi, io ho fatto una domanda, mi dice no, non so niente, non lo so, festa finita, non mi sembra che poteva essere o sarebbe potuto essere. No, io gli ho chiesto la via. Conosce il progetto per quello che è. Quindi se ci avete delle domande su in cosa consiste il progetto, siamo qui apposta. Poi su come poteva essere o su come... No, io gli ho chiesto perché non è stato non è questa fatto. La sede più opportuna. Cioè cambi sede, che, allora, questa non è la sede... Sono un cittadino privato, questo non c'è dubbio. No, ma qui nel senso. Nel senso è, mi hanno chiesto di, siccome ho partecipato, non è che sono il progettista, sei chiaro, sì. Né quello che ha organizzato, né il responsabile dell'accordo, né niente. Qui c'è una catena di enti, di responsabilità, ben scritto quello là. Ovviamente conosco dei dettagli, soprattutto più della parte di cui mi occupo relativamente, è quella che ho tentato di illustrare per me. Sì, sì. Altre cose che ho detto a spanne. Quello che so, poi approfondire. Allora gli posso fare una domanda. Per chiudere, tanto per dire, però sul tema, questo per non aprire anche particolari polemiche, cioè
i soggetti che hanno firmato questo accordo sono anche importanti, la stessa regione Toscana in termini di VAS, pianificazione e tutto il resto, non è che sia qualcuno che non sa dove si va. Questo progetto, per come è nato, a suo tempo, quando nacque, non era nemmeno prevista, non credo nemmeno esistesse la VAS, peraltro. Nel 2004, quantomeno, è stata recepita, credo, nel 2006, quindi quando fu fatto l'accordo. Ma detto questo, quest'opera è stato giudicato che non aveva necessità di essere sottoposta a VAS, viceversa, certe opere per normativa devono essere sottoposte a VIA. Si veda, si depuratori sono 100.000 abitanti equivalenti, quindi questo è il motivo per cui certe opere sono state fatte. Tutto il resto di quello che potenzialmente si poteva o non poteva fare appartiene, non so, anche a giudizi personali. Ora. Una domanda molto. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai. Ma i